Benvenuti e benvenute a questo appuntamento di Nel Cuore della Ricerca, organizzato dall'edizione di Trieste di Sharper Notte Europea dei Ricercatori. Io sono Luisa Alessio e ho il piacere di accompagnarvi a visitare l'istituto in cui ci troviamo, che è l'ICGB di Trieste, ossia il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie. Prima di entrare nel vivo di questa nostra visita, vi volevo raccontare un po' della storia di ICGB, a partire da dove ci troviamo. Ci troviamo sull'altipiano di Trieste, in un campus scientifico che si chiama Area Science Park. In Area Science Park, oltre ai CGP, ci sono altri centri di ricerca, aziende e imprese che tutte assieme contribuiscono al panorama scientifico della città di Trieste. Per quanto riguarda la storia di CGP, invece, è un'organizzazione internazionale che opera da più di 30 anni nel sistema delle Nazioni Unite, è nata e è stata concepita come un centro d'eccellenza per la ricerca e la formazione, ma anche è nata per dare l'opportunità agli scienziati dei paesi in via di sviluppo di entrare in contatto, di collaborare con altri esperti nel campo delle scienze della vita. ICGB vanta sul sostegno di 65 paesi in tutto il mondo e è stato fortemente voluto dal nostro paese, tanto che ha il sostegno del Ministero degli Affari Esteri. E ci sono tre centri di ICGB, uno è a Trieste, dove c'è anche la direzione generale, uno è in Sudafrica, a Cape Town, e uno è in India, a Nuova Delhi. Direi che adesso possiamo entrare nel vivo della nostra visita, durante la quale incontreremo alcuni dei ricercatori e delle ricercatrici di ICGB, guarderemo un po' nei loro laboratori e scopriremo cosa fanno tutti i giorni. Il primo laboratorio che visiteremo è il laboratorio di batteriologia. Nei laboratori di batteriologia si studiano appunto i batteri, sia dal punto di vista strutturale che chimico, che è farmacologico e della loro funzione. In particolare nel laboratorio di batteriologia dell'ICGB si studiano i batteri che sono associati alle piante. E se vogliamo entrare ancora più nel vivo della questione, si studiano i batteri associati che vivono normalmente nelle radici delle piante e che hanno degli effetti positivi sulla pianta stessa. Cosa vuol dire effetto positivo? Beh, sono batteri che per esempio contribuiscono all'assorbimento di nutrienti nel terreno, oppure che conferiscono una resistenza o contro agenti patogeni, oppure contro degli stress magari ambientali, per esempio la siccità oppure la temperatura. Buongiorno. Buongiorno. Insomma, diciamo che la relazione tra piante e batteri è veramente stretta in questo caso. Siamo arrivati e cercheremo di parlare con la dottoressa Rebecca Fusinatto, che stamattina aveva un esperimento scientifico, quindi non abbiamo voluto disturbarla troppo. Eccola la dottoressa. Buongiorno dottoressa Fusinatto. Buongiorno. Grazie dell'accoglienza. La prima curiosità è che esperimento sta facendo, di cosa vi occupate in laboratorio? Sì, allora, io lavoro per una piattaforma del laboratorio che si chiama Strains for Plants. È una piattaforma di ricerca applicata, quindi cerchiamo di portare fuori il laboratorio tutti i risultati, tutte le scoperte, lo sviluppo che abbiamo fatto qua dentro. Quindi questi progetti applicati sono in collaborazione con industrie e il nostro obiettivo maggiore è quello di arrivare all'agricoltore con una soluzione biologica, con un prodotto biologico che lui a base di microrganismi che lui può utilizzare per trattare le sue colture, mantenendo la salute del suolo e aumentando la resa, oppure combinando un po' con il fertilizzante chimico, ma sempre cercando di ridurre un po' i chimici, mantenendo la resa e mantenendo così la salute del suolo, quindi una agricoltura sostenibile. E nello specifico cosa sto facendo? Vedo delle piante? Sì, esatto. Allora, io sto facendo uno dei progetti che abbiamo in collaborazione con un'azienda cinese. Loro hanno già un ceppo, quindi ci hanno chiesto di verificare se il loro ceppo ha qualche effetto nella comunità microbica del suolo,
E qui vediamo, io sto facendo giustamente la estrazione del DNA che sono dentro le radici per fare giustamente questa verifica se i microrganismi lì hanno cambiato di popolazione oppure se certi generi sono più abbondanti o meno abbondanti. Però una cosa che è evidente è che le piante trattate con questi microrganismi, con questo batterio, hanno un aspetto molto più salutare. Vediamo qua, per esempio, che ci sono più perfilamento, si dice, più biomassa vegetale rispetto al controllo. E quindi questa pianta qua è molto probabile che riesca a produrre di più oppure a affrontare meglio le eventualità che si trovano in un ambiente non controllato, che è il campo. Perfetto, ecco. Grazie mille. Un'ultima curiosità, abbiamo detto che è un centro internazionale. Lei da dove viene e dove vengono i suoi collaboratori? Io vengo dal Brasile, sono qua da poco più di 2 anni. Abbiamo anche nella nostra squadra una PhD di Cina, abbiamo degli italiani e quelli che stanno per arrivare, che non sono arrivati per via del Covid, di India, Vietnam, Uruguay, quindi è abbastanza internazionale. Molto multiculturale. Sì. Bene, la ringraziamo, buon lavoro, buon esperimento. Grazie. E grazie alla disponibilità. Ciao, grazie. Il prossimo laboratorio che noi visiteremo è un laboratorio che si trova qui accanto ed è il laboratorio di virologia molecolare. Nel laboratorio di virologia molecolare ci aspetta la dottoressa Paola Massimi, a cui la prima cosa che chiederò sarà ovviamente cosa fa, cos'è un laboratorio di virologia molecolare, virologia dei tumori. Permesso. Buongiorno a tutti. Buongiorno, dottoressa Paola Massimi. Buongiorno. La prima curiosità appunto era, cos'è la virologia dei tumori? La virologia dei tumori, siamo proprio in un laboratorio di virologia tumorale, nel senso che noi cerchiamo di capire quelli che possono essere i virus che possono causare tumori. E fino adesso quello che è stato conclamato essere il virus che per il momento causa tumori è il papilloma virus umano, che causa il tumore alla cervice dell'utero, ma non solo, anche alla testa collo, quindi praticamente causa tumori sia nelle donne che anche negli uomini praticamente. C'è un vaccino però per l'HPV? C'è un vaccino già in commercio per l'HPV, un vaccino che però è esclusivamente preventivo, non terapeutico, è in commercio, è molto efficace, ha il 90% di efficacia e nonostante questo però noi continuiamo a studiare il papilloma virus umano perché quello che vogliamo fare è creare dei vaccini terapeutici, nel senso trovare delle terapie che possano essere utilizzate nel caso di infezione già conclamata. Quindi quello che facciamo è studiamo ancora il virus e soprattutto quelle che sono le proteine che causano l'oncogenicità del virus, quindi praticamente le proteine che fanno sì che una cellula benigna si trasformi in maligna. Ci può mostrare qualche strumento, qualche materiale con cui lavorate ogni giorno? Guardate. Questa è una baia, queste si chiamano baie, e quelli sono dei banconi. Dei banconi, e gli strumenti che vedete praticamente sparsi su questi banconi sono un po' gli strumenti che si trovano in tutto l'istituto perché sono tutti laboratori di biologia molecolare fondamentalmente, quindi strumenti che ci permettono di ruotare, quindi di mescolare le cose, strumenti che ci permettono di trasferire quello che corriamo, questo è un gel che corre, un gel di proteine che sta correndo e queste proteine poi si possono trasferire su una membrana di nitrocellulosa attraverso quest'altro meccanismo e attraverso quest'altro strumento che c'è qua. Poi ci sono centrifughe, incubatori a varia temperatura, mixer di vario genere che possono anche muoversi e quindi ci permettono di cambiare anche la temperatura a cui vogliamo incubare le cose e praticamente ci permettono di mescolare i nostri campioni.
Ci sono delle strutture un po' più con degli strumenti che usate che non sono proprio qua, cioè dovete spostarvi ogni tanto. Dobbiamo spostarci. Diciamo che noi siamo dei laboratori itineranti, nel senso che la maggior parte degli strumenti comuni si trovano in facilities. Abbiamo diverse facilities, una riguarda praticamente la microscopia, dove andiamo adesso a dare un'occhiata. Ed è una struttura a disposizione di tutti o la usate solo voi? È una struttura assolutamente a disposizione di tutti e non solamente a disposizione delle persone dell'istituto. Diciamo che noi la diamo anche l'opzione a persone che vengono da fuori e che vengono dai paesi membri di poterla utilizzare. E che tipo di esperimenti si svolgono in un'aula di microscopia? Allora, in una struttura con dei microscopi si svolgono esperimenti che ci permettono di guardare ciò che normalmente abbiamo sul balcone, ma con degli ingrandimenti maggiori. Quindi noi abbiamo microscopi che ci permettono di ingrandire fino a 630 volte le cellule e conseguenzialmente tutti noi qua dentro in questo istituto, mi hanno spento la luce, tutti noi accendo la luce. Tutti noi praticamente all'interno di questo istituto utilizziamo questi microscopi per poter vedere le cellule praticamente con ingrandimenti maggiori. Per esempio, questa è la facility di microscopia, dove abbiamo due microscopi, uno là dietro e uno qua, sono due microscopi confocali. Sono microscopi che ci permettono di analizzare le cellule, come potete vedere qui. Per analizzare, queste sono due cellule, queste cellule sono state colorate con dei fluorofori diversi. I fluorofori sono colori rosso, verde e azzurro, quello che vedete qua. Quello che ci permette però questo microscopio è di andare a sezionare proprio i nostri campioni, come a tagliarlo come delle fette di salame, e quindi di andare ad acquisire le immagini attraverso un software che è là, esattamente negli stessi punti utilizzando fluorofori diversi. Quindi quello che noi andiamo a vedere con il rosso lo andremo poi ad acquisire con il verde e con il blu, e in questo modo, se come in questo caso vediamo, e ve lo faccio vedere qua, un puntino giallo. Il giallo è un colore che non vi ho nominato, ma il giallo è dato dalla sovrapposizione di verde e rosso, ci permette di dire che quelle due proteine che sono state marcate con questi due fluorofori si trovano esattamente in quello stesso punto insieme, e se si trovano insieme in quello stesso punto molto probabilmente sono in grado di interagire, di legarsi le une con le altre. E quindi questo microscopio ha delle grandissime potenzialità. Se io sbircio qua dentro si vede qualcosa? Sì, assolutamente. Guardo? Sì, vedi quello che vedi qua praticamente. Grazie, molto interessante. Usciamo, direi. Usciamo da questo antro. Lei prima mi raccontava che ci sono altre strutture così attrezzate, sì, che non c'è solo la facility di microscopia. Esattamente. Quali sono le altre? Le altre sono quelle che riguardano, adesso vi dirò una parola un po' complicata, che si dice fax, ma non è il fax che si usa per mandare. Che si usava. Che si usava, ormai non si usa più perché adesso abbiamo l'email. Diciamo che praticamente c'è una facility di fax che si chiama citofluorimetria di massa, ci permette appunto di andare anche lì a guardare le cellule e a vedere come le cellule sono durante il loro ciclo cellulare. Poi abbiamo un'altra facility che si chiama iThruput, ATP. Un altro nome difficile, tutti i nomi inglesi, che ci permette di fare delle analisi di grandi dati in pochissimo tempo, perché praticamente si tratta di un robot, una sorta di robot, che ci permette di analizzare appunto delle piastre da 96 pozzetti in pochissimo tempo, utilizzando solamente una persona invece che 96.
e tutte queste facility sono a disposizione di tutto il CGB. A disposizione di tutto il CGB, okay. E anche da chi viene da fuori. Bene, la ringrazio molto, grazie della disponibilità e buon grazie lavoro. Grazie della visita. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Il prossimo laboratorio si trova in un'altra ala di questo edificio, per cui vi racconto ancora un po' della storia di ICGB. ICGB è, dicevamo, che è un'organizzazione internazionale e nei 3 centri che ne fanno parte lavorano circa 600 ricercatori che provengono veramente da tutto il mondo. Sono 60 i paesi rappresentati. Scusate, sono 30 i paesi rappresentati, 60 sarebbe stato veramente tanto. I paesi rappresentati, ci sono circa 50 gruppi attivi che si occupano della più vasta ricerca nel campo delle scienze della vita. ICGB, oltre alla ricerca vera e propria, si occupa anche di assegnare delle borse di studio per ricercatori e scienziati e provenienti da tutto il mondo, si occupa poi di fare trasferimento tecnologico alle industrie biotecnologiche, si occupa di organizza ogni anno seminari e workshop per gli scienziati e si occupa di dare dei finanziamenti a tutti i paesi membri. Siamo arrivati a incontrare il prossimo ricercatore, che è il dottor Roman Buerich. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Luisa. Lei ci porterà in un'altra ala di questo edificio, quindi qual è il suo ruolo qui a ICGB e dove ci porta? Adesso vi sto portando nel laboratorio di biologia cardiovascolare. Il mio ruolo qua in ICGB è praticamente sotto le vesti di uno studente di dottorato di ricerca con l'Università degli Studi di Trieste. In particolare ho vinto una borsa di studio, la borsa di studio Arturo Falaschi, messa a disposizione appunto dell'ICGB in memoria appunto del fondatore, il professor Falaschi. Adesso appunto andiamo verso il laboratorio di biologia cardiovascolare dove noi eseguiamo i nostri studi. Praticamente noi siamo interessati a studiare i meccanismi attraverso i quali le cellule endoteliali, cioè le cellule che vanno a formare i vasi del cuore, interagiscono con le altre cellule del cuore, in particolare con i cardiomiociti, cioè le cellule che hanno la capacità contrattile a livello del cuore. E in particolare siamo interessati a studiare come la comunicazione e l'interazione tra queste cellule può favorire la formazione di nuovi vasi nel cuore in contesti fisiologici oppure in contesti patologici. Che tipo di patologie stiamo parlando? Stiamo parlando di patologie come ad esempio i tumori oppure come patologie di danno al miocardio, cioè ad esempio patologie come l'infarto o comunque come patologie legate all'ispessimento della parete nel cuore, come ad esempio le ipertrofie cardiache. Scusi, ha detto tumori, però non siamo tanto abituati a sentire parlare di tumori al cuore. Infatti i tumori del cuore sono molto rari. L'incidenza di questi tumori è addirittura al di sotto dell'1%, proprio perché sostanzialmente il cuore è un organo che è incapace di formare nuovi vasi sanguigni. E quindi sostanzialmente il tumore non è in grado di crescere a livello di questo organo o le metastasi non sono capaci di attecchire proprio perché il cuore non fornisce sostanzialmente nuovi vasi al tumore che ne permettono quindi la crescita e quindi praticamente il processo di questa, il proseguimento di questa patologia. Siamo arrivati, mi pare, giusto? Sì, siamo arrivati nel laboratorio di biologia cardiovascolare. Entriamo. Dove entriamo e vi mostro cosa effettivamente facciamo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, questo è il laboratorio di biologia cardiovascolare. E vi voglio mostrare un attimino delle immagini dei risultati sostanzialmente che noi abbiamo ottenuto. Qua potete vedere sostanzialmente in questa immagine delle cellule endoteliali, cioè delle cellule che vanno a formare i vasi sanguigni. In particolare qua trovate in figura le cellule endoteliali del tessuto cardiaco, cioè le cellule che vanno a comporre i vasi del cuore.
Da quest'altra parte invece possiamo osservare le cellule dei vasi sanguigni del muscolo scheletrico. Come potete vedere, i vasi sanguigni, sostanzialmente le cellule endoteliali evidenziati con il colore rosso e verde, a livello del muscolo formano queste protrusioni che stanno a indicare proprio la capacità di queste cellule di poter formare nuovi vasi sanguigni. Mentre nel cuore possiamo osservare come queste cellule non formano queste protrusioni e stanno proprio a indicare la scarsa capacità del cuore a formare nuovi vasi. Questi dati sono stati confermati anche a livello proprio istologico, quindi a livello proprio di tessuto. A destra troviamo una fettina, sostanzialmente una biopsia, una fettina di tessuto del cuore, e a sinistra invece di muscolo scheletrico. In verde sono evidenziate le cellule dei vasi neoformati. Come potete vedere, qua il colore verde è poco rappresentato, mentre nel muscolo scheletrico possiamo osservare una diffusione verde praticamente su tutta la sezione. Questo a confermare proprio la scarsa capacità del cuore di formare nuovi vasi sanguigni. Sono immagini fatte al microscopio? Sono immagini fatte al microscopio. Perché siamo appena stati nella facility di microscopia. Che microscopio? Allora, queste immagini sostanzialmente sono state acquisite con la microscopia confocale, appunto, che Paola penso che vi ha appunto mostrato, e sono proprio diciamo delle immagini prese su più piani e diciamo in qualche modo elaborate e, al fine di ricostruire l'organizzazione tridimensionale di una sezione di tessuto cardiaco. Ci sono altri strumenti e materiali che usate nella vostra ricerca tutti i giorni? Sì, venite che vi faccio vedere. Noi abbiamo vari strumenti, tra cui, come potete vedere, siamo praticamente pieni di frigoriferi, proprio perché è necessario mantenere la catena del freddo per conservare enzimi e acidi nucleici e evitare la loro degradazione. Adesso vi mostro qua dove sostanzialmente i ricercatori, dove noi ricercatori lavoriamo. Sostanzialmente abbiamo questi tavoli a disposizione dove noi eseguiamo i nostri esperimenti. Abbiamo degli strumenti di precisione, sostanzialmente degli strumenti che ci permettono di pescare, di recuperare volumi veramente molto molto piccoli per le nostre sperimentazioni. Adesso vi voglio mostrare sostanzialmente gli strumenti che noi utilizziamo nelle nostre ricerche. Questa praticamente è una membrana di silicone dove noi al suo interno posizioniamo delle cellule, in particolare cellule del cuore, che possono essere cellule endoteliali o cellule dei cardiomiociti oppure la combinazione di entrambe. Questa membrana ha la capacità sostanzialmente di distendersi e quindi sostanzialmente di esercitare una forza su queste cellule, andando sostanzialmente a simulare quello che nel tessuto cardiaco avviene, quindi sostanzialmente la contrazione e la dilatazione del cuore. Le cellule solitamente vengono coltivate all'interno di questi sostanzialmente piattini di plastica, dove possono aderire in due dimensioni e quindi vanno a formare un tappeto sostanzialmente di cellule. Utilizziamo altri strumenti per coltivare le cellule. In particolare qua possiamo vedere una sorta di camerette dove noi posizioniamo sostanzialmente le cellule al proprio interno. E grazie a queste camerette, sono delle camerette particolari alla cui base sono organizzati in modo da formare un'organizzazione tridimensionale, in modo da simulare un attimino quello che si verifica all'organizzazione del tessuto. Poi solitamente nei laboratori si può osservare la presenza di vetrini. In particolare noi nel nostro laboratorio non solo studiamo la rivascolarizzazione dei tessuti ischemici, ma anche la rivascolarizzazione di ferite difficili, cioè ferite che il corpo normalmente non è in grado di guarire. In particolare su questi vetrini trovate dei sostituti dermici, praticamente sono dei materiali, dei biomateriali per ingegneria tissutale. E praticamente grazie a questi materiali noi riusciamo a sviluppare delle terapie
avanzate per favorire la guarigione dei tessuti ischemici e quindi promuovere la guarigione delle ferite. Ma la vostra è ricerca di base o c'è anche qualche applicazione magari terapeutica? La nostra non è solo ricerca di base, ma diciamo ci avvaloriamo della ricerca di base per riuscire a sviluppare delle terapie innovative che permettano la rivascolarizzazione dei tessuti ischemici, come ad esempio il cuore infartuato, e grazie a questo processo di rivascolarizzazione promuovere la rigenerazione degli organi, come ad esempio la rigenerazione del cuore o delle ferite difficili. Grazie mille della disponibilità. Prego. E dell'accoglienza nel vostro laboratorio. Ti auguro buon lavoro. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci, salve. Noi siamo arrivati in chiusura della nostra visita all'ICGB, il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia. Volevo ringraziare ICGB innanzitutto e tutti i ricercatori e ricercatrici che ci lavorano, in particolare Rebecca Fusinato, Paola Massimi e Roman Buerich. Ringrazio anche voi che ci avete seguito e vi invito a rimanere sintonizzati per la prossima visita virtuale in uno degli altri centri di eccellenza della ricerca scientifica di Trieste. E vi lascio con un appuntamento per questo pomeriggio alle 15:20 circa. Ci sarà una maratona tu per tu con altri scienziati che lavorano a Trieste, sempre all'interno dell'edizione di Trieste di Sharper, Notte Europea dei Ricercatori. E a presto, grazie!